A pochi giorni dalla fine del 2020, il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha organizzato una conferenza stampa di fine anno per tirare le somme di questo 2020 segnato dal Covid, definito dallo stesso Fontana un anno terribile che ha stravolto la nostra realtà. Una conferenza per ripercorrere ciò che è stato fatto finora e ciò che c'è ancora da fare. Credo che nonostante questa considerazione negativa si debba iniziare a guardare avanti, anzi si sia già iniziato a guardare avanti, perché noi dobbiamo costruire oggi la Lombardia del futuro, la Lombardia del 2050. Fontana ha parlato del piano Lombardia per affrontare l'emergenza, dai 4 miliardi di investimenti per le opere pubbliche, infrastrutture e ricerca, ai 228 milioni di indennizzi per imprese, lavoratori e cittadini bisognosi. Il presidente ha poi affrontato il discorso sul futuro del territorio, con la priorità alla trasformazione digitale, allo sviluppo sostenibile, alla riforma sanitaria, ai giovani e all'istruzione. Si è parlato poi dei vaccini anti-Covid. Secondo Fontana, dopo l'ok delle sarebbero infatti 1.620 le dosi in arrivo il 27 dicembre mattina al Niguarda, che verranno poi distribuite nelle 11 province lombarde. Ma è agli inizi di gennaio che inizierà la campagna vaccinale vera e propria, con l'arrivo delle 305.000 dosi iniziali che spettano alla Lombardia. Entro gli ultimi giorni dell'anno, i primi del prossimo anno, inizierà ad arrivare la fornitura sostanziale per consentire la vaccinazione di tutti i nostri cittadini, gradualmente, evidentemente, ma verrà portata avanti. Fontana ha parlato anche della questione della variante del virus scoperta a Londra, confermando che al momento in Lombardia non è stato rinvenuto nessun caso. Il presidente ha infine anche affrontato il discorso di un ritorno a scuola il 7 di gennaio, con una didattica in presenza che si spera di garantire almeno al 50%. Per le attività scolastiche noi diciamo che siamo pronti anche ad affrontare, ove necessario, la presenza del 75% degli studenti, anche se sottolineiamo l'opportunità che si inizi, almeno per i primi periodi, con una presenza nella misura del 50%.